Mi sento super dark oggi, anche un po' Vita Fontis. Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Aiuto! Ho tante cose da dire, cioè il mio cervello è pronto a dire un sacco di cose, non so in che ordine andare oppure di dimenticarmi qualcosa. Negli ultimi tempi mi sono resa conto di una cosa, ovvero che mi sento estremamente sconnessa da voi ed è una cosa che non mi piace per nulla. E mi sono chiesta come mai? Perché è così secondo te, Shanti? La mia risposta è stata che comunque sto facendo dei video dove non parlo direttamente a voi, tipo appunto, non so, l'ultimo lookbook, piuttosto che i video di viaggio dove sono stati fatti tempo fa, insomma, non è una chiacchierata diretta, non è io qua con te che stai guardando, era, non lo so, meno intimo forse, più una cosa mia che mostro a voi e voi la commentate. Ero convinta che fosse quello che volevo perché comunque in questi mesi ho fatto molto soul searching per capire che tipo di contenuti veramente volessi portare. Ero convinta che quella fosse la direzione giusta, ma come sempre si prova, si sperimenta e si capisce. Non è che quei video non mi diano soddisfazione, anzi, cioè sono molto più soddisfatta di quel tipo di video, diciamo artisticamente parlando, però manca qualcosa, manca questa componente intima, manca la nostra relazione e per me è la cosa più importante comunque qua su YouTube e non voglio perderla assolutamente. Quindi ho deciso, ma perché non faccio un'altra bella chiacchierata come i vecchi tempi dove vi aggiorno sulla mia vita e vi dico come stanno le cose e vi faccio capire un po' che cosa sta succedendo, diciamo, dietro le quinte di tutto, perché comunque alcuni di voi hanno notato che ho cambiato un po' genere, che magari non mi ha più come un tempo e quindi niente, volevo fare una chiacchierata con voi. Ho deciso di non comunicare più nulla dei miei piani finché non li ho portati avanti per un po', perché ho notato che molte persone giustamente mi hanno fatto notare: Shanti, tu fai sempre un sacco di promesse, di piani, di programmi e poi non porti mai a termine nulla. Ed è vero, nel senso che io magari mi gaso, creo un programma, lo seguo per un paio di settimane e poi salta tutto per aria perché this is life, e le persone rimangono ovviamente deluse e ho deciso di smetterla di fare questa cosa, quindi io non vi dirò qual è il programma della settimana, dovrete capirlo da soli e se funziona riesco a portarlo avanti per un po', ve lo comunicherò in maniera ufficiale, ma non adesso, ok? Non adesso. Anche perché in realtà in questo momento non so quanto riuscirò a portare avanti le cose come vorrei. Comunque, partiamo dalla base. Ciao, come stai? Come state? Voglio sapere come state, ditemelo qua sotto, voglio che sia una sorta di, non so, due amici che non si vedono da un po' di tempo e si aggiornano. Quindi se vi va, ditemi qua sotto, raccontatemi un po' come va la vostra vita in questo momento. Io sto ok, non sto male, non sto da Dio, una giusta, corretta via di mezzo. No, in realtà per molti versi le cose stanno andando anche bene. Da quando ho cambiato agenzia qualche mese fa, la mia vita è cambiata completamente, nel senso che sto lavorando molto di più, per la prima volta nella mia vita forse. Sono tranquilla economicamente, cioè arrivano le bollette e non ho l'angoscia del mio Dio come farò a pagare questa cosa, che per me è miracoloso. Questa cosa mi ha dato anche la possibilità di cominciare dei nuovi corsi. Infatti, come avrete notato se mi seguite su Instagram, ho deciso finalmente di darmi seriamente la recitazione, perché non è possibile che io parlo, dico alla gente andate, seguite i vostri obiettivi e poi sono la prima a farsi fermare dalla paura e non fare nulla. Quindi mi sono iscritta a un corso di recitazione, mi piace un sacco e sono veramente contenta e sono sempre terrorizzata, ma è giusto così. Poi ho fatto anche il provino per un corso di doppiaggio e miracolosamente mi hanno presa, quindi comincerò settimana prossima e aiuto anche lì, sono terrorizzata anche qua, però sono fiera di me per starmi buttando in tutte queste cose, perché fino a, non so, anche soltanto qualche mese fa non avrei mai avuto il coraggio di andare a un provino, cioè una cosa che per me è angosciante a livelli massimi. Però mi sono anche detta: Shanti, hai quasi 30 anni, se non cominci adesso veramente arriverai a fare la parte della nonna nei film, che può essere una cosa super figa e carina. In realtà io voglio essere quella nonna saggia con i capelli lunghi bianchi, tipo Gandalf al femminile. E no, però seriamente era arrivato il momento e tutte queste, diciamo, condizioni positive del lavoro, di essere un pochino più tranquilla da quel punto di vista, mi ha dato la spinta finale, oltre che i soldi per pagare i corsi, e questo mi fa sentire più sicura di me. E niente, mi sto attivando, tra l'altro, vabbè, se mi seguite su Instagram già lo sapete, se non si fosse capito dovreste seguirmi su Instagram. Ho fatto un altro provino per una web serie e mi hanno presa, yay! Avrete Shanti come protagonista della web serie What a Secret. Vi lascio qua sotto anche il link all'Instagram della web serie, così potete anche lì seguire tutti gli aggiornamenti. Adesso stiamo cominciando a fare le prove, da novembre giriamo e a dicembre dovrebbe uscire se tutto va bene.
Quindi anche lì sappiate che vi porterò con me in tutto e per tutto. Sarà più facile tramite le stories, però cercherò di fare anche qualche vlog ogni tanto. Se non sarò troppo impegnata a essere, diciamo, sul set e non a filmare il set. Quindi ecco, questa per me è veramente la prova che quando tu metti del tuo nell'universo e dici: ehi, sto cominciando a impegnarmi in questa cosa, poi ricevi indietro, arrivano le occasioni, arrivano, non lo so, una sorta di, cioè un segnale che stai facendo la cosa giusta e che hai fatto bene a fare questo leap of faith, a buttarti nonostante il terrore. E quindi per me questi sono tutti segnali positivi e sono contenta, super contenta. Questo sì, e poi per il resto probabilmente l'avrete notato, io ho cominciato a parlare un po' meno di me sul canale. È stata una scelta consapevole, perché mi sono resa conto che esporsi va bene, esporsi è bellissimo, essere vulnerabili online può essere molto molto utile, però proteggere me è la cosa più importante. E ci sono arrivata dopo molti anni di esperimenti e quindi ho deciso semplicemente di tenere alcune cose per me. Diciamo, ci sono delle cose nella mia vita privata che non funzionano bene. Un tempo forse ci avrei fatto su un video, non lo so, però adesso sento che non è la cosa giusta, che darei in pasto al mondo una parte di me che è ferita e non è pronta e non avrebbe senso, giusto? Non avrebbe senso, quindi sì. Poi chi lo sa, magari tra qualche anno questa situazione sarà passata, io starò bene e quindi mi sentirò di poter dire: qualche anno fa è successa questa cosa, bla bla bla, l'ho affrontata così. Ma ecco, in questo momento no. Però ecco, non vorrei, cioè il fatto che io sia diventata più riservata non voglio che diventi un ostacolo alla nostra comunicazione. Cioè io comunque vi parlo della mia vita apertamente, di quello che vivo, di quello che sento, questo non cambierà. Semplicemente ci sono certi settori specifici, certe cose specifiche che preferisco tenere per me, ma penso che capirete senza problemi. What else? E niente, quindi in realtà io in questo momento sto facendo veramente una sfracca di cose. Cioè mi rendo conto che non so bene come fare a fare tutto, cioè nonostante io sia un'amante dell'organizzazione, della produttività, sono un pochino, sto un attimo delirando per capire come fare a fare tutto, soprattutto quando avremo le riprese della webserie, perché vi spiego tipo una mia settimana tipo, perché allora, innanzitutto sto andando in palestra, se mi seguite su Instagram lo sapete. Quante volte ho detto questa frase in questo video? Sono molto fiera di me, anche se io ho un male ovunque. L'altro ieri ho fatto una lezione che era devastante e non riesco a camminare, cioè sembro veramente un idiota quando cammino. Però è bello, è un buon segno, vuol dire che il mio corpo si muove e che non è abituato a farlo e lo voglio abituare, quindi sì, sono in palestra. Poi prendiamo una roba a caso, faccio la radio. Se non lo sapete, ho questo programma radio insieme a una mia amica e collega su Radio Fiume Ticino, che è una rete svizzera, però potete sentirla anche dall'Italia su radioticino.com. Però ecco, anche lì devo fare le registrazioni, le cose tutte le settimane. Poi vabbè, appunto, ho iniziato questi corsi, quindi 3 sere a settimana sono dedicate ai corsi di recitazione e doppiaggio. Molto spesso adesso, da quando diciamo ho cambiato agenzia, ho eventi tutte le settimane che possono essere, banalmente tra poco devo uscire e andare all'evento di Benefit, così. Ed è fighissimo, è una cosa che io adoro. Però per esempio ecco, la mia mattina va così, cioè che è un investimento, è una cosa bella, però ecco, non lo so, la mattina che normalmente avrei utilizzato per fare i video, non posso perché devo uscire, ma io mi sto impegnando e sto filmando prima di uscire. Bisogna trovare questi trick, perché altrimenti come si fa? Ecco. Poi appunto adesso si stanno aggiungendo le prove per la webserie, poi quando ci sarà la webserie, tutti i giorni in cui non ho eventi o cose programmate sarò sul set, e quindi rimane che devo fare anche la cucina, la pulizia, dormire, mangiare, lavarmi. C'è Alberto che è spesso qui da me, magari ha bisogno di aiuto per qualcosa, ma anche lui mi aiuta tantissimo. Per esempio, non so, devo fare una foto per un progetto, si esce, è lui che mi fotografa, meno male, e quindi il suo aiuto è indispensabile. E poi rimane che i video devo scrivere, devo girarli, devo montarli, devo preparare tutto quello che c'è dietro. Insomma, la mia settimana, cioè, non rimane molto tempo e spesso nessun tipo di tempo. E anche per questo mi sento un po' dispersa, perché normalmente io ogni tot mi fermo e mi dico: come sta andando? Ok, questo va bene, questo funziona, va bene, questo non funziona, che cosa possiamo cambiare? Rivediamo i nostri obiettivi. Insomma, di solito faccio un punto della situazione ogni tot che mi aiuta a capire come sono girata, e non sto avendo molto il tempo di fare questa cosa ultimamente e mi dispiace, perché poi vado col pilota automatico e a un certo punto esplodo, quindi devo fare attenzione a questa cosa. Però ecco, sono cose bellissime con cui essere occupati, cioè è quello che ho sempre voluto, quindi sono contenta, ma sono stressata e non so bene come fare a fare tutto. Quindi se vedete che una settimana esce un video, una settimana ne escono 3, insomma, siate comprensivi, almeno per ora. Ci sto provando, sto cercando di capire come fare a fare tutto. Lo sapete che la recitazione è il mio amore e
per me è la priorità, però voi, YouTube, tutto quello che siamo e siamo diventati dopo tutti questi anni è assolutamente importantissimo, non ho intenzione di abbandonarlo in ogni modo, quindi ce la farò a questo punto di svegliarmi prima e girare prima di andare agli eventi, per esempio, e montare tipo mangiando o cose del genere, senza esaurirsi però, ecco, idealmente. Ah, mi sono dimenticata di aggiungere alla lista che vado anche in terapia, due tipi di terapie diverse. Quindi anche quello prende tempo perché devi spostarti, andare al posto, fare la terapia, tornare indietro. E ho l'impressione che, non so perché, tutte le cose che devo fare a Milano sono sempre dall'altra parte della città, sempre. Devo sempre calcolare tre quarti d'ora. Quindi sembra una stupidaggine, però il tempo che si impiega per andare ai posti è da includere comunque nel calcolo matematico di tutte le robe che uno deve fare. E quindi non lo so, sto valutando, riflettendo, capendo. Perché anche su YouTube avrete notato che i miei argomenti sono un po' cambiati. Ed è una cosa, anche qua, è stata super intenzionale perché. Che appunto io mi sono chiesta, Shanti, che cosa vuoi fare veramente con questo canale? Cos'è che ti dà soddisfazione e che cosa invece no? E mi sono resa conto che ci sono delle cose che non mi facevano stare bene. Per esempio, essere Shanti la youtuber del sesso mi dava fastidio. È una cosa che mi dà fastidio, non perché la trovo una cosa imbarazzante piuttosto che brutta o negativa, ma mi sono resa conto che non è quello che voglio essere agli occhi degli altri. E quindi sto cercando anche di cambiare questa cosa e non è facile perché la maggior parte delle persone si aspetta quel tipo di contenuto. Che non significa che io non parlerò più di sessualità, assolutamente no, perché comunque per me questo canale è principalmente per parlare di vita e la vita comprende anche tantissimo le relazioni e di conseguenza l'intimità, però da un punto di vista un po' diverso, cioè sto ancora cercando di capire un po' come integrare tutto, però avrete capito che bene o male adesso sto cercando di concentrarmi sui viaggi, sul mondo dell'estetica, nel senso che ho lasciato un po' andare la cosa del mio stile, le mie particolarità magari stilistiche negli anni. Forse perché avevo anche un po' paura che la cosa potesse non essere apprezzata, ma ultimamente mi sto anche riappassionando di, non lo so, moda vintage piuttosto che cose del genere, e quindi è una cosa che vorrei portare di più. Voi avete visto tutte le trasformazioni nei personaggi, sto cercando di unire un po' la mia vena estetica alla Shanti attrice, a mescolare un po' le cose. Poi vorrei portare dei video sulla recitazione e sul doppiaggio con degli ospiti, insomma, no, ecco, sto facendo esattamente quello che non dovevo fare. Lo sto facendo di nuovo, sto facendo promesse che magari non riuscirò a mantenere. No, in realtà l'intenzione c'è, ma non dovevo dirvelo, perché adesso voi ve lo aspettate e se poi non arriva, la colpa è mia. Che cosa devo fare con te, Shanti? Vabbè, comunque, queste cose qua e poi ovviamente lo sviluppo personale che mi ci sto impegnando anche qua, per esempio, sembra una scemata, però per portare contenuti di sviluppo personale io devo leggere, devo informarmi, è una cosa che prende tempo. Io mi sto impegnando, l'avete visto magari nei video precedenti, a leggere un po' tutti i giorni anche di sviluppo personale per sia motivare me stessa che per avere contenuti da portare. Però è una cosa anche questa che prende tempo e non ho sempre il tempo di farlo e mi snerva perché è difficile fare tutto. Ma fare tutto anche bene, e per me la qualità è importante, non è una questione di quantità, però al contempo tutti mi dicono: Senti, devi avere delle priorità, ma io non so quali sono le mie priorità perché voglio fare tutte queste cose. E quindi mi servirebbe o una seconda Shanti o delle ore in più, o un assistente personale che in questo momento comunque non saprei come pagare. Quindi ecco, questa è la mia vita in questo momento. E sono anche le 10 e un quarto, quindi devo andare, perché altrimenti, ecco, tutto il mio programma della giornata è super complicata. Per esempio, oggi, appunto, sto girando questo video, dopo vado all'evento, poi forse pranzo, se avrò il tempo, e dopo ho le prove della webserie e recitazione. Quindi la mia giornata è tipo... E non... Capito? Ma va bene così. Va bene così. La smetto con questo discorso super lunghissimo, è stato giusto un aggiornamento per farvi capire che cosa sta succedendo e perché magari sembrava che fossi un po' scomparsa o che fossimo un pochino disconnessi, magari adesso ho capito un pochino meglio. Non è perché non voglio stare qua con voi, ma è perché sono io che sono sempre per aria e sperimento e a volte le cose funzionano e a volte no. Ed è tutto complicato, ma è anche tutto bellissimo, quindi va bene così. Grazie a chi di voi è arrivato fino a qua ad aver ascoltato i miei scleri come sempre. Vi invito, come detto all'inizio, a parlarmi di voi qua sotto per sapere voi che cosa state combinando in questo momento. Verrò a chiacchierare, a capire, a non lo so, a sentirmi di nuovo vicina e a tutti voi, è una cosa a cui tengo. E basta, questo è quanto, quindi vi abbraccio forte, 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 forte dallo schermo. Vi auguro una magica, magica giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!